far circolare reperti e frammenti di musei al di fuori delle mura attraverso nuove opere di artisti e designer nel corso di un progetto unico nel suo genere. Ovvia è il titolo dell'iniziativa per lo sviluppo dell'audience dei beni culturali, promosso da un team multidisciplinare costituito da università e aziende, allo scopo di favorire la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali. Stefano Consiglio, professore di organizzazione aziendale della Federico II di Napoli, è uno dei responsabili del progetto, che ascoltiamo ai nostri microfoni. Questa iniziativa è un'iniziativa che nasce da una collaborazione tra l'università, il MAN e una serie di imprenditori illuminati di questa città, finalizzato a far sì che le straordinarie bellezze della nostra città, in particolare questo museo, sia un museo che in qualche modo sia più visitato, sia più amato in primo luogo dalla comunità di riferimento, quindi dal quartiere, e crei alleanze con quelli che sono da un lato gli imprenditori illuminati di cui parlavamo prima e dall'altro con le tante iniziative che sul territorio si stanno sviluppando e realizzando grazie all'azione di giovani entusiasti, competenze e professionali che stanno ridando vita a pezzi importanti del nostro patrimonio culturale. Il progetto di comunicazione Ovvia e le prime opere inedite realizzate con linguaggi contemporanei sono stati presentati questa mattina nella Sala del Toro Farnese all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, alla presenza dello scrittore Henry De Luca. L'arte, la musica non ha bisogno di nessuna alfabetizzazione, la scultura, la pittura, la danza, non hanno bisogno di linguaggi, lo sono un linguaggio universale. È che noi ci sforziamo attraverso la scrittura di approfondire gli argomenti dell'arte e cercare di renderli più appetitosi per quelli che non hanno l'occasione di incontrarla, quest'arte. Questo luogo, che è un luogo gigantesco, insomma, di storia, di meraviglia e anche di orgoglio di appartenere a questa civiltà e a questo luogo merita di essere squillato, strillato, straconosciuto, merita di essere gremito. Ed è il direttore del MAN, Paolo Giulierini. È un progetto che parla soprattutto ai giovani perché vuole comunicare l'arte attraverso altre forme di arte, quindi l'antico viene rivisitato con i codici contemporanei della scrittura, con Henry De Luca, con dei fumettisti della Disney, con tutta una serie di creatori di videoclip. Insomma, dobbiamo dare una scossa al museo anche a livello di comunicazione.